con la dottoressa Maddalena Moscarini di BIOS. Allora, questa mattina a Cherasco l'inaugurazione del lab vaccinale per le aziende, qui dal Pala Expo Cheraschese, con la sinergia tra i comuni Cherasco e Narzole, ma soprattutto con Confindustria Cuneo. Allora, l'importanza di questa mattinata, di questa partenza. Buongiorno, è un'iniziativa che noi insieme a Confindustria e il Medical Center di Bra, come BIOS, abbiamo perorato per far sì che il mondo del lavoro potesse riprendere il prima possibile. Questo è il primo segnale concreto di collaborazione da struttura privata a struttura pubblica, con l'amicizia e la volontà di più sindaci, l'assessore Cirio, il governatore Cirio e l'assessore Cardi, si è riusciti finalmente ad avere questo debutto. È andato molto bene, abbiamo già portato a termine il 30% delle prenotazioni, non abbiamo avuto casi avversi e in ogni caso, fosse anche successo, abbiamo tutta l'assistenza necessaria per poter essere efficienti su anche casi avversi. La soddisfazione di BIOS, il ruolo di BIOS in questa iniziativa? Il ruolo di BIOS è intanto di orgoglio nel partecipare ad una attività sociale molto importante, e quindi ci gratifica. Effettivamente ci sentiamo, è una situazione molto positiva, molto positiva. Sicuramente, poi insomma anche come è stato detto già a più voci, questa grossa e grande collaborazione tra il mondo imprenditoriale, le istituzioni, ma poi soprattutto il mondo sanitario, quindi in questo caso levare le ASL, è bello, no? Che ci siano queste collaborazioni. Il mondo del lavoro. Privato. Il mondo del lavoro pubblico dovrebbe essere sempre più vicino e in sinergia riuscire a combattere situazioni che, come tutti hanno visto, condizionano in maniera importante la società.